Venerdì 23 giugno 2021 Rossini TV è a Iesi in trasferta per avere notizie su quella che è un'importantissima iniziativa organizzata dalla Regione Marche. Il presidente Francesco Acquaroli, il presidente della Regione Marche, infatti ha convocato un incontro, una riunione presso i locali dell'Hotel Federico II della città iesina, della città delle Torri Marchigiane, con tutti i sindaci della regione per spiegare loro come avverrà la ripartizione dei fondi europei destinati all'Italia e nello specifico alle Marche conseguenti alla pandemia. L'Unione Europea ha destinato nell'ambito del Recovery Fund alla Regione Marche 1 miliardo e 100 milioni di euro per affrontare tutto il post pandemia. Bene, in questa occasione, quindi fortemente voluta dall'amministrazione regionale e dal Presidente, proprio Francesco Acquaroli vuole incontrare i sindaci della nostra regione e saranno presenti in tanti qui all'Hotel Federico II per affrontare con loro la problematica e magari ricevere anche tanti suggerimenti. Noi abbiamo davanti a noi una stagione importantissima sul rilancio della nostra regione che passa sul giusto utilizzo dei fondi europei e della programmazione europea, che si incrociano con sicuramente altre azioni di finanziamento che riguardano il PNRR, la ricostruzione, il CIS, e in questo senso è importante saper utilizzare bene e soprattutto tutti i soldi e le risorse che possono essere messe a disposizione appunto per far sì che la nostra regione superi la fase di transizione e torni ad essere una regione in crescita. Dobbiamo riorganizzare sia gli strumenti di finanziamento sia le operazioni strategiche da compiere per il rilancio di una regione che è un rilancio complessivo che passa dalle infrastrutture all'internazionalizzazione, l'innovazione, la digitalizzazione. Lo ripetiamo spesso, oggi è giunto il momento di metterli a terra. Siamo anche a Iesi, la città di Roberto Mancini, il testimonial delle Marche, quindi anche una grossissima spinta sul turismo. Spinta sul turismo, spinta sulla capacità di farci conoscere all'estero, spinta sulla capacità di essere riconosciuti anche nel nostro paese. Ringraziamo Roberto Mancini per la sua straordinaria disponibilità e per le grandi soddisfazioni che ci ha fatto togliere da italiani e da marchigiani. Noi abbiamo voluto prima incontrare le categorie, ora i sindaci, non per dare delle gerarchie, ma perché vogliamo sviluppare la nostra strategia europea, sentendo il territorio, le categorie e finalizzando molto bene quelle che saranno le azioni che verranno alimentate da una cifra che veramente non ha precedenti per la storia delle Marche, 1 miliardo 102 milioni fra Piano Operativo Regionale FESR, quindi attività di impresa e città, e Fondo Sociale Europeo. Da questo punto di vista il quadro di sostegno 2021-27 si accompagna a tre altri grandi assi, il PNRR, come è noto, il PNRR Terremoto, un altro 1.780 milioni, e il Fondo di Sviluppo e Coesione, delle sigle che possono disorientare ma che impongono un approccio multifondo. Dobbiamo avere progetti che poi vadano a pescare nei diversi cataloghi di finanziamenti possibili. Per farlo è necessario avere un quadro estremamente chiaro delle idee progettuali. Siamo qui proprio perché quando entro dicembre dovremo approvare i POR per dare l'avvio alla stagione comunitaria si sia in grado chiaramente di sapere dove dobbiamo andare a conseguire l'obiettivo. È un'occasione senza precedenti perché se sappiamo fin dall'inizio qual è la progettualità dei nostri sindaci sapremo produrre un vantaggio generale senza nulla togliere evidentemente a quella che è la ragione madre del FESR, che sono le imprese, le categorie, li abbiamo incontrato, ma dobbiamo assolutamente fare in modo che questa nostra condizione di regione in transizione, quindi regione che è in qualche modo connotata da sottosviluppo, sia solo una parentesi. Nel 2028 noi vogliamo tornare fra le regioni del centro-nord, questo è l'obiettivo. Mi pare che si inizi con il piede giusto, nel senso di intanto informare i territori e poi condividere eventualmente delle proposte che arrivano ai territori. È il percorso che era assolutamente auspicabile e faccio i complimenti alla Regione che sta portando avanti questa iniziativa. I temi credo sono quelli dell'attualità più stretta, dalle problematiche ambientali alla digitalizzazione dei territori, delle città. Dunque io credo che l'indirizzo è quello fissato anche dai fondi del recovery. Bisognerà saperli intercettare, fare squadra, fare rete, perché questi territori o fanno rete e intercettano oppure diventa molto complesso intercettare contributi.